All'inizio di quest'anno ho letto The Hardware Hacker di Andrew Wang, uno degli hacker più celebri e più stimati di tutto il pianeta, un pioniere nell'hacking del settore hardware che ha saputo trasformare questa sua profonda conoscenza informatica ed elettronica in un vero e proprio business. Libro che vi consiglio perché contiene alcune curiosità riguardo all'industria elettronica cinese, soprattutto parla in modo dettagliato di come viene trattato il copyright, anche se poi a livello tecnico, che credo che per essere davvero apprezzato richieda qualche base abbastanza solida sia di elettronica che di informatica. Ma perché ve ne parlo? Cosa c'entra l'hacking con la genetica? Perché, come scrive lo stesso Andrew, la definizione pura di hacker è molto lontana da quella del cosiddetto pirata informatico e può avvicinarsi invece a molteplici discipline. Un hacker è una persona che sfrutta le proprie conoscenze informatiche per studiare i sistemi programmabili al fine di estenderne l'utilizzo. A questo punto basta fare qualche rimozione per generalizzare, ovvero un hacker è una persona che utilizza le proprie conoscenze per studiare dei sistemi al fine di estenderne l'utilizzo. E a quel punto anche la nonna che ascolta la ricetta vista in televisione e la modifica per rendere la torta più buona diventa un hacker. Ed è proprio da questo concetto generalizzato che sono partito a fare alcune considerazioni che mi hanno portato a chiedermi cosa sia un biotecnologo. Un biotecnologo è una persona che sfrutta le proprie competenze scientifiche per studiare i sistemi viventi al fine di estenderne l'utilizzo. Insomma, cambia il settore, ma il concetto è pressoché identico. E quindi mi sono chiesto, ci sono altre analogie tra il mondo dell'hardware, dell'elettronica e quello della genetica? Se paragoniamo una cellula a un sistema informatico, a un computer, potremmo anche paragonare il DNA al codice sorgente, al sistema operativo, che tutti si augurano sia meno buggato di Windows Vista. Normalmente, quando in un computer viene avviato un software, questo viene caricato all'interno della memoria RAM. E allo stesso modo, quando all'interno di una cellula c'è bisogno di caricare un'informazione, quindi accendere, esprimere un gene, questo viene trascritto sotto forma di RNA messaggero e trasportato fuori dalla cellula. Quindi potremmo un po' paragonare l'RNA messaggero alla memoria RAM del computer. Successivamente l'informazione caricata nella RAM viene elaborata e trasformata sotto forma di output, per esempio un'immagine sul computer. E allo stesso modo l'RNA messaggero viene tradotto tramite la sintesi proteica in proteine, quindi nell'espressione fenotipica. E volendo andare ancora più nel dettaglio, ci accorgiamo che l'immagine proiettata dal computer sul monitor è composta da tanti piccoli pixel, così come le proteine sono composte da tantissimi tipi di amminoacidi. I colori che compongono tutti i singoli pixel sono tre: rosso, verde e blu, e consentono di creare tutta la vasta gamma cromatica che poi troviamo sul monitor quando magari facciamo un videogioco. E allo stesso modo, nelle proteine ci sono 20 amminoacidi che consentono di produrre tutta la vastissima gamma di proteine e di variabilità fenotipiche che troviamo in natura. Se zoomiamo ulteriormente la situazione e andiamo ad osservare la struttura fine dei geni e la compariamo con la comunicazione seriale che avviene nell'informatica, troviamo ancora altre analogie. Per esempio, in un gene le informazioni sono codificate all'interno delle cosiddette triplette, perché ogni tripletta indica quale amminoacido deve essere costruito, montato all'interno di una proteina, mentre a livello informatico si parla dei cosiddetti registri, ovvero l'informazione è codificata in pacchetti da 8 bit. Se guardiamo un gene dall'esterno, troveremo anche i cosiddetti start e stop codon, ovvero delle sequenze precise di DNA che indicano dove inizia un gene e dove finisce. E nella comunicazione seriale asincrona, lo start e lo stop sono regolati dai cosiddetti bit di sincronizzazione, che servono ad indicare proprio quando la trasmissione di un'informazione inizia o finisce. Ho pensato infatti che
gli introni e gli esoni presenti all'interno di un gene possano in qualche modo simulare il cosiddetto segnale di clock di una trasmissione seriale sincrona. Non so se questo paragone sia giusto, però mi piace pensare che possa esserci un'analogia. Capisco che per molti quest'ultima parte possa essere un po' specifica, proprio da addetti ai lavori, ma voglio comunque condividerla con voi perché a me questo paragone tra genetica ed elettronica piace moltissimo. E più ci si addentra nel dettaglio, e più ci si accorge che hanno tantissime cose in comune. Perché se ci pensiamo, i geni sono informazioni che devono essere trasmesse ed elaborate. Oggi esistono già discipline che fondono, per esempio, la biologia con l'informatica. Infatti parliamo di bioinformatica. Ma cosa succederebbe se aumentassimo lo zoom? Perché se guardiamo all'interno della biologia troviamo la genetica, mentre se guardiamo all'interno dell'informatica troviamo l'elettronica. Cosa hanno in comune queste due? E soprattutto cosa potrebbero imparare l'una dall'altra? Quanto tempo passerà prima che si incontrino a formare una nuova disciplina che potrebbe essere, che ne so, la genetronica? Sono ragionevolmente convinto che quando due discipline apparentemente così distanti si accorgono di avere in realtà così tanti punti in comune, possa esserci uno scambio che è inestimabile e che possano crearsi nuove forme di pensiero, approcci nuovi e conseguenze tecnologiche normalmente inaspettate. Credo che non ci sia una vera conclusione a questo video, anzi, io lo vedo più come un inizio. Ma il fatto è che negli ultimi due anni mi sono molto appassionato di elettronica e ho scoperto che in realtà c'erano tantissime correlazioni con il mondo della genetica che conoscevo già. E volevo condividere con voi questo pensiero, perché secondo me è qualcosa di interessante da esplorare. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate, quindi scrivetemi la vostra qui nei commenti e auguro buona ricerca a tutti.